Ma c'è anche un altro rischio, più immediato per l'economia russa nel mirino delle sanzioni, quello di una bancarotta, come ci spiega Barbara Capponi. La morsa delle sanzioni internazionali spinge la Russia verso il default sul proprio debito con l'estero. Sarebbe la prima volta da oltre 100 anni dalla rivoluzione del 1917. L'agenzia Standard & Poor's infatti ha abbassato ancora il rating del debito russo in valuta estera, inserendolo nella categoria del default selettivo. La decisione dell'agenzia americana arriva dopo che Mosca il 4 aprile scorso ha pagato le cedole su alcuni titoli in rubli anziché in dollari come previsto. Obiettivo raggiunto per il Tesoro americano, che negli ultimi giorni aveva bloccato definitivamente l'utilizzo della valuta straniera detenuta all'estero dalla Banca Centrale Russa. Ora per Mosca c'è il cosiddetto periodo di grazia, 30 giorni per adempiere ai propri obblighi. Il Cremlino rassicura: disponiamo di tutte le risorse necessarie per ripagare il debito, ma per Standard & Poor's l'ulteriore inasprimento delle sanzioni occidentali, atteso nelle prossime settimane, costituirà, scrive l'agenzia, un ostacolo alla volontà e alla capacità tecnica di Mosca di rispettare i patti con i creditori. E dopo il default selettivo c'è solo l'insolvenza. Oltre il